chi gioca a calcio lo sa che era una partita difficilissima perché avevamo tutto da perdere. Purtroppo in Italia non si vede l'ora di dire che i giocatori vendono le partite, che non si impegnano, che sono già in vacanza, hanno già il mare. È brutto sentirselo dire. Si è chiacchierato molto in queste settimane. Io sinceramente chiedo ai tifosi di venire a vedere gli allenamenti perché ci siamo sempre allenati al massimo. Siamo un gruppo che da questo punto di vista non gli si può rimproverare niente e abbiamo fatto una partita di grinta, di attenzione. Abbiamo avuto anche un po' di fortuna, come si vuole, perché poi alla fine, anche se avevamo giocato benissimo, magari abbiamo rischiato con il palo di prendere il 2-2, già sarebbero stati tutti pronti a criticarti. Invece abbiamo fatto una bella partita e dispiace per Provercelli, ma insomma, il calcio è questo. Abbiamo fatto tra virgolette, un favore alle altre squadre, anche se in realtà noi abbiamo giocato solo per cercare di vincere una partita, come dovrebbe sempre essere. Non sono contento, so che sono cose che possono capitare, non so il motivo, ma non so quello che valgo e non credo di essere riuscito a trasmettere, insomma, il mio valore, però sono molto sereno perché non ho niente da rimproverarmi. Sono un professionista, mi sono sempre allenato al meglio, mi sono trovato benissimo con i compagni, con lo staff tecnico della società. Ho vissuto bene la città e quindi a volte i risultati non sono diretta conseguenza dell'impegno, altrimenti tutte le persone che si impegnano raggiungono un obiettivo. E sto cercando in queste ultime partite di fare il meglio possibile, sperando poi, insomma, da quando ripartirà la stagione di farmi trovare pronto e cercare di fare quello che ho sempre fatto nella mia carriera, cioè cercare di onorare la maglia, cercare, sono frasi banali, però, cioè onorare la maglia, cercare di fare il mio lavoro, di impegnarmi e di cercare di fare meglio, perché onestamente non ho fatto bene. Il motivo per cui io sono sceso dalla Serie, io avevo 2 anni e mezzo di contratto a Ferrara, sarei potuto rimanere là tranquillamente, senza nessun problema, anche a non giocare, perché, o a giocare, cioè, ma non, sono venuto perché qui secondo me è un posto in cui si può ricreare qualcosa di simile a quello che c'era a Ferrara. Vincere il campionato è sempre difficile, però insomma, l'obiettivo mio e penso anche dello Spezia è cercare di vincere la Serie B e arrivare in Serie A, quindi io spero di tornarci.